primo pezzo, Infinity. Infinity, che è anche parte del titolo, perché l'album comprende al suo interno due pezzi che sono Finity e Infinity, che sono i contrasti che poi alla fine vanno a fondersi nel titolo. Quindi parliamo dell'infinito prima che del finito. A pensarci bene, noi tendiamo sempre all'infinito, perché tutto quello che facciamo, ogni singola azione, è sempre condotta dal provare qualche sensazione che sia sempre più forte. Quando si fa qualcosa, si fa per provare le sensazioni di quella determinata cosa. E queste sensazioni sono praticamente infinite, anche se non si consumano sembra che si consumino, ma non si consumano le sensazioni, ma si consuma l'oggetto legato alle sensazioni, perché se lavoriamo tanto per poterci permettere un telefono, noi stiamo lavorando per poterci permettere la sensazione di scartare il telefono e la sensazione di avere il telefono non si esaurisce. Si esaurisce la voglia di poter utilizzare quel dispositivo, ma non l'emozione che si è provato nello scartare. Quindi si tenta di avere sempre un qualcosa di più forte e di più grande. Questo era quindi prevalentemente il significato di Infinity.